Un'estate 2017 tranquilla da un punto di vista della criminalità in provincia di Teramo. Non si sono infatti registrati delitti efferati né episodi gravi, tali da mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini. Tutto questo anche grazie alla Questura di Teramo, che anche quest'anno ha rafforzato i servizi estivi di prevenzione e vigilanza sulla fascia costiera della provincia, con particolare riguardo ai territori da Tortoreto a Martinsicuro, dal 1 luglio sino al 12 settembre. I poliziotti sono così riusciti a rafforzare anche rapporti con la cittadinanza, istituzioni, enti ed associazioni, per meglio conoscerne bisogni e aspettative in termini di sicurezza sul territorio. La Questura ha operato con la Volante Mare, che nelle varie fasce orarie, diurne e notturne, ha pattugliato il territorio sia nelle aree più affollate che in quelle periferiche e residenziali ed è intervenuta a seguito delle segnalazioni dei cittadini, spesso per disturbo della quiete pubblica. Dal 20 luglio e sino al 20 agosto, inoltre, sono stati aggregati da altre sedi 5 agenti, molti i servizi con pattuglie in abito in borghese della squadra mobile. Non si può sottacere il positivo risultato dei vari servizi anche per contrastare il fenomeno dei venditori abusivi di merce contraffatta, effettuati sia in alcune giornate con le altre forze di polizia che d'iniziativa. Gli interventi operati soprattutto sui lungomare ed in prossimità di stazioni di autolinee, parcheggi e ferroviarie hanno suscitato vivo plauso da parte dei molti turisti presenti che si sono visti restituire spazi di passeggio prima sottratti da veri e propri negozi allestiti sulla spiaggia. I controlli mirati contro l'abusivismo commerciale e la contraffazione di marchi complessivamente svolti sono stati 14. L'attività ha consentito anche il recupero di 250 biciclette rinvenute abbandonate in un'area frequentata da cittadini extracomunitari. La Volante Mare ha individuato un casseggiato adibito al ricovero di persone non in regola sul territorio nazionale e a deposito di merce contraffatta. Nel corso dell'operazione è stata denunciata una cittadina italiana, locatrice dell'immobile, oltre a due cittadini extracomunitari. Gli operatori della Polizia di Stato hanno anche preso parte al servizio Mercurio High Insurance Car, disposto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, teso all'individuazione di autovetture circolanti senza la prevista assicurazione, riuscendo ad individuare 26 veicoli privi di copertura assicurativa. Inoltre, l'ufficio ha portato un importante contributo nell'operazione Ultimo Miglio, volta ad individuare autovetture rubate, riuscendo a recuperarne 4 e a restituirle ai legittimi proprietari. Tra le varie attività merita menzione l'arresto operato di un pregiudicato italiano sorpreso alla guida di un furgone rubato. Accertamenti svolti su un caso di maltrattamenti hanno consentito l'arresto di un cittadino italiano per detenzione di arma clandestina. Non si può non rilevare anche il contributo del commissariato di pubblica sicurezza di Atri con mirati servizi di prevenzione e pattugliamento a Silvi, Pineto, Roseto della polizia ferroviaria per il rafforzamento dei controlli alla stazione ferroviaria di Giulianova, ma anche delle altre stazioni ordinariamente impresidiate del reparto volo che ha assicurato la vigilanza aerea sulle spiagge.